L'istituto garantisce la privacy. Anche oggi avete visto che nessuno ha dato i nomi si sono autodenunciati negli ultimi giorni, almeno sia quelli di politici locali sia quelli di politici nazionali. Così come è avvenuto per un caso recente dell'ex brigatista Rossa che percepiva il reddito di cittadinanza a norma di legge vigente, anche in quel caso la notizia fu trafugata da qualcuno, non dall'istituto, non, o comunque non da fonti ufficiali dell'istituto, chiedo scusa. E su queste azioni, così come sull'azione della notizia trafugata verso Repubblica, il sottoscritto qualche giorno fa ha già ordinato un audit interno per capire se le notizie sono state trafugate dall'istituto verso Repubblica. La stessa notizia dei 2.000 politici a livello locale e nazionale, i 5 deputati della Repubblica, che avevano chiesto il bonus dei 600 euro, il sottoscritto la condivide a fine maggio, quando ne viene in possesso, al CDA dell'istituto. Questa notizia, appunto, rimasta condivisa anche con i membri del CDA per permettere poi successivamente alle strutture di poter fare, come dicevo prima, le verifiche del caso. Voglio quindi testimoniare davanti al Parlamento che questa notizia non è uscita in modo più assoluto né dal sottoscritto direttamente né indirettamente dal sottoscritto. La DC antifrode ha doverosamente segnalato anomalie come queste o frodi economicamente anche più onerose, come quelle che hanno riguardato la concessione della cassa integrazione nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e in piena autonomia. Io vi prego, cari signori deputati, non guardiamo il dito, guardate la luna. Guardiamo i problemi di questo paese e non il dito che ce li indica. L'istituto da sempre, nel corso dei 120 anni di storia, ha segnalato anomalie, ha segnalato, è stato vittima di azioni fraudolente, tuttora lo siamo, purtroppo.